Le lettere di un prete modernista vennero pubblicate per la prima volta nel 1908 e apparvero senza nome dell'autore. Eh, 40 anni dopo, eh, Mario Niccoli, uno degli allievi più devoti di Buonaiuti, eh, dopo la morte di Buonaiuti, Buonaiuti era morto nel 1946, eh, promosse presso l'editore universale di Roma la, la ripubblicazione delle lettere di un prete modernista. Questa volta le lettere nel 1948 avevano un autore esplicito, cioè Ernesto Buonaiuti, ma l'edizione del 1948 in realtà si differenzia molto dall'edizione del 1908. È un'edizione, anche solo osservandola nella sua, nella sua forma, molto più piccola, eh, quella del 1948, e per quale ragione? Eh, le lettere di un prete modernista sono delle lettere. Scritte apparentemente nel 1907, pubblicate poi nel 1908. In realtà le cose non stanno così, ma torneremo su questo. Eh, che e questa, edi, seconda, questa prima edizione contiene un'ampia appendice. Che nella seconda edizione del 1948, quella curata da Nicoli, non venne pubblicata. È un'appendice molto significativa perché contiene in qualche modo quella che è la definizione di modernismo. Eh, chi è il vero autore di queste lettere? Beh questo è un grande, un grande problema. È chiaro che l'edizione di Niccoli, eh, pubblicando in copertina il nome di, di Buonaiuti nel 1948, voleva rivendicare in qualche modo completamente a Buonaiuti la paternità di questo testo. E che cosa sappiamo davvero sulla base della documentazione? Sulla base di una serie di carteggi, noi possiamo dire che le, delle 12 lettere che compongono queste lettere, due sono state. Diciamo, scritte insieme a Nicola Turchi, un altro degli allievi, ma direi più che allievo amico di Buonaiuti con cui Buonaiuti pubblicò anche molti libri. Ad esempio L'Isola di Smeraldo, un libro del, pubblicato nel 1914, molto interessante, molto rilevante. Turchi ha una storia significativa, che, però, appunto, in qualche modo è parallela a quella di Buonaiuti. Turchi morirà negli anni 50, quindi supera in qualche modo l'esistenza di Buonaiuti ed è in un certo senso un testimone di Buonaiuti. In ogni caso. Eh, di, di 12 lettere, 10 sono certamente di buon aiuti, ma anche questa lunga appendice in realtà è un'appendice buon aiutiana. E in questa appendice, appunto, c'è un tentativo di chiarire che cos'è effettivamente il modernismo. e Niccoli nel 1948 decise di tagliare questa appendice. E per quale ragione? Perché Niccoli riteneva che il vero messaggio di buon aiuti, o meglio, la preistoria del messaggio di Buonaiuti si trovasse in queste, in queste 12, o meglio 10-12 come abbiamo detto, lettere. E qual è l'idea fondamentale di, Buon, di, di, di Buonaiuti e di Niccoli, in realtà? L'idea fondamentale di, di Niccoli, ripubblicando questo testo, è quello di mostrare che esiste una perfetta continuità. Tra il primo Buon il Buon che nel 1908 aveva 27 anni, il Buon era nato nel 1881, e l'ultimo Buon cioè quello che nel 1945 pubblicò il Pellegrino di Roma, la sua autobiografia in realtà mutila e completata da Nicoli. Teniamo presente le date, 1945 Pellegrino di Roma, 1946 morte di... Eh, di Ernesto Buonaiuti, 1947 novembre 47, prefazione di Niccoli e poi pubblicazione del, delle lettere di un prete modernista e contestualmente rilancio dell'Associazione degli Amici di Ernesto Buonaiuti, quella che poi nel 1951 avrebbe in qualche modo promosso la pubblicazione degli scritti di Buonaiuti. Allora tra il 47, diciamo così, 48 e il 51 si gioca buona parte della. Nuova fortuna di Buonaiuti, o meglio, la prima fase della nuova fortuna di Buonaiuti, che poi esploderà ovviamente con la seconda edizione del Pellegrino, che risale al 1964, sempre per le cure di Mario Niccoli. Quando furono davvero pubblicate le lettere di un prete modernista, queste 12 lettere riprese da, da Mario Nico nel 48 con l'esclusione dell'importante appendice, in qualche modo pongono un problema di tipo filologico interessante. Tutte le lettere sono apparentemente indirizzate a un anonimo corrispondente o a più corrispondenti, soprattutto francesi, così si dice nell'introduzione nell premessa, in un, in un anno che è un anno molto significativo, il 1907. Ma quando il 1907? Prima del settembre 1907. Perché prima del settembre 1907? E nel settembre 1907 eh, viene emanata la Pascendi Dominici Gregis, che è un'enciclica eh, molto importante, molto significativa per il cosiddetto modernismo. Nel, 1900, il, nel settembre 1907 Pio X emanò questa lettera in cui il modernismo era definito la sintesi di tutte le eresie. Come reagì Bonaiuti a queste lettere? Reagì con un due opuscoli fondamentalmente eh, Anonimi. Uno sono le nostre lettere di un prete modernista, l'altro invece è il cosiddetto programma dei modernisti. Sul programma dei modernisti ci sarebbe molto da dire, ma in qualche modo noi parleremo del programma dei modernisti attraverso le lettere. Queste lettere sono in qualche modo una denuncia aperta, ma contemporaneamente contengono anche un meccanismo difensivo, cioè sono tutte datate prima del settembre 1907. In realtà sono state pubblicate. Nel 1908, quindi nell'anno in cui già la Pascendi era stata promulgata e già si vedevano i primi effetti anche sul gruppo, in qualche modo, eh, in qualche modo del, di Buonaiuti, il gruppo di Nova Vetera. È interessante notare come Buonaiuti definisca nelle Lettere di un Prete Modernista, in realtà poi anche nel Pellegrino lo dirà, l'effetto questo lo troviamo nell'appendice, l'effetto fatto dal, dal, dalla Paschendi, provocato, causato dalla Paschendi. La Paschendi è stata, disse Buonaiuti nel Pellegrino, e questa è la definizione che di solito si ricorda, non le precedenti diciamo, vite di questa definizione, fu una sorta di infanticidio, cioè le idee che vennero pensate, nel 1900 si potrebbe dire, che in qualche modo noi troviamo veicolate nelle lettere, vennero uccise nel settembre 1907 da Pio X. Quindi... Mh, il testo delle lettere è in qualche modo una specie di grido d'aiuto, ma contemporaneamente anche il tentativo di mostrare: questo da parte di Buonaiuti, non da parte di Nicoli, che questi pensieri erano già stati pensati e che la Pascendi fu un, un tentativo di uccidere in culla, come diceva Buonaiuti, un movimento che stava nascendo e che in qualche modo nelle lettere si era già pienamente dispiegato. Movimento che ovviamente aveva la sua testa Ernesto Buonaiuti. Uno dei giudizi più, più, più noti, più diffusi, più ripetuti intorno alle lettere di un prete modernista è quello che ha rilasciato negli anni 70, in realtà anche prima, Raffaello Morgan, uno degli allievi di, di Buonaiuti con cui Buonaiuti ebbe un rapporto abbastanza complicato e travagliato. E Morgan aveva sostenuto che eh, le lettere di un prete modernista sono in qualche modo eh, l'espressione di una fase immanentista. Positivista e socialisteggiante di Buon Aiuti. Eh, io non sono d'accordo con questo giudizio, o meglio, credo che questo giudizio vada scomposto attentamente e si debba cercare di capire che cosa ognuna di queste singole parole significa. Cominciamo da quella che secondo me è più lontana dal, dal, dal vero Buon Aiuti, cioè. Positivismo. Eh, Buonaiuti non è mai stato vicino al, al positivismo, qualunque cosa esso sia, non è mai stato un positivista in senso, in senso proprio, non si è mai avvicinato alla filosofia di Augusto Comte. Eh, è stato un immanentista, invece, cioè, eh, o meglio, si è avvicinato a un certo tipo di filosofia immanentista. Che cosa vuol dire filosofia immanentista? L'immanentismo per Buonaiuti è fondamentalmente riconducibile a due nomi. Quello di Blondel e quello di Henry James, eh, che non è evidentemente il romanziere, ma è il fratello, quindi William James. Eh, che cosa c'è di immanentista in Buon Aiuti, eh, soprattutto nelle lettere di un prete modernista? Beh, c'è un'idea di. Eh, Modo con il quale il regno di Dio in qualche modo si manifesta. Il regno di Dio per Buon Aiuti si manifesta nell'immanenza e questa è una posizione che Buon Aiuti in qualche modo deriva da questo tipo di filosofia che in realtà aveva mal, mal masticato. Eh, però in qualche modo a questo livello, a questa altezza cronologica, noi la ritroviamo nell'opera di Buon Aiuti. Non la ritroveremo poi in seguito. Eh, e poi, soprattutto, questo temo sia uno degli equivoci principali, il Buon Aiuti socialisteggiante. Allora, Qui c'è un problema che è legato al giudizio che spesso viene dato del cosiddetto modernismo. Il cosiddetto modernismo viene associato eh, al, ad un nome che è un nome che si ritrova spesso nelle lettere di un prete modernista, cioè Romolo Murri, quindi il fondatore di quella che possiamo chiamare tranquillamente democrazia cristiana, che non è la democrazia cristiana che abbiamo conosciuto dagli anni 40 in poi, nel nove, del Novecento in Italia. Allora, Murri, che verrà giudicato molto male nelle lettere di un prete modernista, effettivamente ha avuto posizioni ad un certo punto vicine a quelle di Augusto Turati e quindi al socialismo italiano. In realtà Murri poi si avvicinerà al fascismo, quindi ha un percorso in qualche modo, se vogliamo, interno a un certo tipo di socialismo italiano. Allora, Murri eh, fu in qualche modo vicino a un certo tipo di socialismo. Buonaiuti aiuti lo è mai stato? Io credo di no. Eh, L'equivoco, secondo me, è nato. Ehm, se si considera con attenzione il finale delle lettere di un prete modernista, dove effettivamente Bonaiuti ritiene che possa esistere un socialismo che ha un'ispirazione cristiana, e, e questo socialismo sia l'unico modo per far sì che il socialismo effettivamente esista, cioè il cristianesimo nella sua versione cattolico-romana, ovviamente. Esiste, è in qualche modo l'unico risultato possibile dell'esperienza immanente del regno di Gesù Cristo, il socialismo, se davvero si vuole realizzare, non può che essere cristiano. Mh? Eh, allora, questo forse è uno dei passaggi che hanno in qualche modo eh, fatto equivocare il tutto e far ha fatto considerare Buonaiuti un socialista. In realtà, Buonaiuti non fu mai socialista, e non casualmente, credo, Morgan utilizza la parola socialisteggiante, il che non vuol dire evidentemente aderire ad un partito che sia la democrazia cristiana di Murri o il socialismo di Augusto Turati, ma significa in qualche modo cercare di far sì che il socialismo. Si fertilizzi, diciamo così, con il cristianesimo. Questo buon aiuti lo ha fatto per un breve periodo, ma diciamo, questa è una delle, di quelle cose che in qualche modo smentisce l'idea di fondo dell'introduzione di Niccoli, cioè non c'è nessuna continuità tra il buon aiuti degli inizi e il buon aiuti del Pellegrino di Roma. Il socialismo, in qualche modo, è una dimostrazione che il buon aiuti degli anni 40 è molto lontano dal buon aiuti del 1908, delle lettere di un prete modernista. L'anonimato delle lettere di un, di un prete modernista ha delle implicazioni molto forti, ricordiamoci appunto che l'edizione del 1908 appare priva di, priva di, di, di qualsiasi nome, sarà solo l'edizione del 1948 che invece vedrà campeggiare in copertina un... Un Ernesto Buonaiuti come una sorta di rivelazione. Allora, scrivendo queste lettere in forma anonima e con una data di fatto sbagliata, con una data falsa, eh, che precede in qualche modo la Pascendi, ma in realtà il libro segue la Pascendi di Domenici Gregis di Pio X, eh, Buonaiuti prende la palla al balzo, diciamo così, per impiegare uno stile. Che è uno stile forse il più aspro impiegato da Buonaiuti, certamente. Buonaiuti avrà una, una, una tradizione buonaiutiana di stile aspro, diciamo così. Che in qualche modo si coagulerà poi con nella storia del, del cristianesimo, eh, pubblicata verso la fine diciamo, della vita di Buonaiuti, forse la sua opera più nota e più, più diffusa insieme al Pellegrino di Roma. Allora, questo stile non casualmente è collegato a questa cronologia, diciamo questa falsa cronologia eh, che ha la pascendi come in qualche modo punto, punto di svolta. Allora ci sono alcune figure eh, all'interno delle lettere di un prete modernista che sono tratteggiate con termini francamente insultanti, anche se in maniera diversa. E quali sono queste figure? Beh, certamente Leone XIII. Più di tutti senza dubbio Pio X, Romolo Murri, che pure non, sul quale Buonaiuti non è affatto tenero, e anche Antonio Fogazzaro, l'autore di, di quello che era considerato all'inizio del Novecento il romanzo modernista per eccellenza, cioè Il Santo. Allora, vediamo uno per uno che cosa, come Buonaiuti tratteggia queste figure. Beh, Pio decimo viene gratificato di, etipo, di, di epiteti del tipo eh, parrocchetto di campagna. Eh, eh, uomo totalmente privo di intelletto che cercava di supplire con la sua supposta tenerezza a, a cose che non comprendeva. Allora, il giudizio su Pio X è un giudizio durissimo, un giudizio veramente negativo, ma negativo per quale ragione? Pio X è colui che ha affermato, ha affermato e fermato eh, le riforme che in qualche modo sotto il Leone XIII, per una sorta di eterogenesi dei fini, in qualche modo si erano, erano cominciate, diciamo così. Allora. Per capire esattamente qualcosa del ritratto di, di Pio X è necessario metterlo a confronto con quello di Leone XIII. E leggendo le lettere di un prete modernista si scopre che Pio X ha un'origine fondamentalmente contadina. Si insiste molto su, questo, su questa cosa in maniera anche francamente sgradevole. Mentre Leone XIII, che è il predecessore di, di, di Pio X, viene considerato un esponente della piccola nobiltà rurale italiana, di buoni studi, con una famiglia in cui ci sono altri ecclesiastici, che hanno, quindi in qualche modo lo possono anche consigliare. E Leone XIII è, come, come ho appena detto, è in qualche modo colui che. Comincia quasi senza accorgersi eh, di, a riformare la Chiesa romana. E è interessante il modo con il quale Buonaiuti parla di due lettere encicliche di Nona XIII, una è la Rerum Novarum del 1891 e l'altra è la Graves de Comuni che viene emanata all'inizio del Novecento. Allora, sono due delle cosiddette encicliche sociali. Di solito la Rerum Novarum viene evocata per. Eh, sottolineare che a partire da questa enciclica sarebbe nata la dottrina sociale della Chiesa, allora, prima ho accennato al fatto che nel Pellegrino di Roma, in realtà è un giudizio che si è ripetuto e poi in qualche modo è arrivato al Pellegrino di Roma. Il eh, Buonaiuti dice che il modernismo è stato ucciso in culla. È molto interessante ritrovare la stessa espressione a proposito della Reum Novarum, cioè la Reumovum avrebbe in qualche modo aperto a all'azione sociale della Chiesa, ma poi la Graves dei Comuni, lo stesso Leone XIII, quindi avrebbe ucciso in culla questa azione sociale. Allora, se eh, Leone XIII è un diciamo un omicida occasionale, un omicida preterintenzionale, invece il povero Pio X viene tratteggiato quasi con i tratti di un serial killer, nel senso che qualunque diciamo, eh, moto di rinnovamento, iniziato in qualche modo sotto Leone XIII, bisogna ricordarsi sempre che questo gruppo di eh, cosiddetti modernisti Romani di cui ovviamente buon aiuti si sentiva alla testa, coloro che pubblicarono Nova et Vetera e coloro che in qualche modo furono alle origini delle lettere di un prete modernista e sono tutti cresciuti nel clima di Leone XIII, cioè è durante il pontificato Leone XIII che questi giovani modernisti, tra virgolette, acquisiscono coscienza che c'è necessità di riformare la Chiesa. Leone XIII li ha delusi. Pio decimo li deruderà ancora di più, si può dire. Allora, questi, questo gruppo di modernisti ha dei compagni di strada, degli amici, eh, che agli occhi di Buonaiuti forse sono degli amici stupidi, degli amici tonti, sembrerebbe di poter dire. Uno è certamente Romolo Murri, che ha una caratteristica che Buonaiuti difficilmente può tollerare: è giovane non è sufficientemente giovane come Buonaiuti, Buonaiuti quando scrive le lettere di un prete modernista ha 27 anni, e Romolo Murri invece viene tratteggiato come, viene definito proprio così, un prete giovane che non ha ancora raggiunto i 40 anni, ma si potrebbe dire è sufficientemente anziano per avere ormai un pensiero totalmente sclerotizzato. Perché questo pensiero è sclerotizzato? Potremmo dire perché non è immanentista. Mm? Ho detto prima che Buonaiuti non è un positivista, non è certamente un socialista. Potrebbe essere socialisteggiante, nel, nel modo in cui l'abbiamo detto. Certamente, non è almeno a questa altezza cronologica. In realtà, lo è sempre stato un tomista. Quello che eh, Buonaiuti rimprovera Murri è di non essere in grado di ragionare perché in qualche modo. È troppo fossilizzato su categorie che ha derivato dal tomismo e che non gli consentono di agire davvero nella società. Fogazzaro, eh, autore del, 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 del Santo, viene tratteggiato come un uomo, diciamo, di non par particolarmente elevate qualità intellettuali, che scrive un romanzo che ha soprattutto una ragione di debolezza, è un romanzo filosoficamente inesistente. Allora. Qui tocchiamo con mano anche quella che è l'ambizione di Buona Aiuti. Il modernismo non è solo un movimento religioso agli occhi di Buona Aiuti, ma è anche un movimento filosofico che non può essere tradotto in un romanzo, ma deve essere tradotto in un'azione sociale e religiosa. Si potrebbe dire che i romanzi non bastano, mh? E forse bastano le lettere. Mh? Tra le molte presenze inquietanti, diciamo così, nelle lettere di un prete modernista c'è certamente quella di Alfred Loisy. Eh, chi era Loisy? Loisy è stata la figura più rilevante del cosiddetto modernismo, è stato colui che in qualche modo è stato all'origine della doppia condanna avvenuta nel 1907, o meglio promossa, voluta fortemente da Pio X attraverso due testi, uno è la Pascegni-Dominici-Gregis, l'altro è il decreto Lamentabili, in cui pur senza essere richiamato esplicitamente il suo nome non compare mai, e eh, noi abbiamo una condanna decisa della posizione di Luasi. Che cosa veniva condannato di Loisì? Soprattutto qual è il testo di Loisì che veniva condannato? È un testo che è fondamentale per la preistoria di Buonaiuti, ma in generale per tutta la storia del cristianesimo dell'inizio del dell Novecento, del cioè il Vangelo e la Chiesa, che è una risposta all'essenza del cristianesimo di Adolf Harnack, uno dei grandi assenti alle lettere di un prete modernista. Allora Luasi, eh, come del resto del Leone XIII, Pio Dei. Murri, Fogazzaro, ma soprattutto Loasì, potremmo dire così, è molto presente nelle lettere di un prete modernista ed è in qualche modo il segnale dell'autografia di questo testo. Nelle lettere si parla esplicitamente di una visita compiuta da questo personaggio che non viene nominato, ma che è evidentemente buon aiuti al. L'Oasis in Francia, che viene raggiunto e diciamo così colto sulla soglia. Questo, questo passaggio delle lettere è un passaggio davvero significativo perché qui vediamo un incontro, forse il primo, certamente il primo incontro di persona, poi ci fu un'ampia corrispondenza epistolare, non amplissima ma sufficientemente ampia, tra Buonaiuti e l'Oasis, in cui Buonaiuti eh, caratterizzò nelle lettere. L'Uasi come il profeta del nostro tempo, c'è un giudizio veramente molto, molto favorevole di Luoisi, e viene in qualche modo evocato, seppur indirettamente, il Vangelo alla Chiesa, dicendo che questo è il testo a partire dal quale la neocristianità, come la definisce Bonaiuti in, in questo, in, nelle lettere, dovrà in qualche modo fondarsi. Ma c'è una spia, secondo me, molto significativa di quelli che poi saranno, dopo le lettere di un prete modernista, i rapporti, diciamo così, difficili se non conflittuali con l'Uasi. Lo sulla soglia, ancora una volta torna alla soglia come nel Pellegrino. Eh, appare a Buon Aiuti un uomo vecchio, già vecchio. In realtà non era molto più anziano di Buon Aiuti, era già molto più affermato di Buon Aiuti, naturalmente. Parliamo sempre di un Buon Aiuti 27enne. Lo Asì stava diciamo, iniziando il percorso che l'avrebbe portato al distacco definitivo dalla Chiesa romana, dalla sua, davvero, il suo esodo, in questo caso si può parlare davvero di questo termine, dalla Chiesa romana. L'OASI finirà i suoi giorni come professore di storia delle religioni al Collège de France a Parigi, quindi insomma un, un itinerario davvero molto diverso rispetto a quello di Buonaiuti. Loisy è un anziano agli occhi di Buonaiuti, che si è consumato in questo tentativo, diciamo così, di rinnovare... La cristianità, attraverso alcune opere decisive, sembrerebbe so una sorta di passaggio di testimone. L'Oasia è il vecchio e invece Buonaiuti è, è il nuovo in qualche modo. Allora è significativo però che, ripeto, che questa contrapposizione tra vecchio e nuovo in qualche modo eh, è il segnale, la spia di quello che sarà poi il giudizio. Tutto sommato negativo di, di Buon Aiuti nei confronti di Oasi. Lo stesso Luasi eh, maturerà un giudizio non molto positivo di Buon Aiuti, ma è certamente Buon Aiuti, che eh, proprio perché si potrebbe dire ha amato tanto l'Uasi, o comunque l'Uasi è stato molto significativo per Buon Aiuti, lo seguirà con attenzione. E esprimerà a partire dagli anni venti una posizione che è una posizione di delusione nei confronti di Luazin, non solo rispetto alla sua decisione di uscire dal, dalla chiesa romana, ma anche per la sua progressiva, diciamo così, il suo progressivo distacco da una dimensione. Che è tutto sommato una dimensione di fede, che è la dimensione che Buonaiuti invece ha sempre mantenuto. Buonaiuti vorrà sempre essere uno storico del cristianesimo. Buonaiuti diventerà professore di storia del cristianesimo a partire, di fatto dal 1915-17 all'Università di Roma. Questo causerà una serie di problemi. Buonaiuti vuole restare sempre e si sentì sempre, anche quando venne in qualche modo allontanato dall'insegnamento, un professore di storia del cristianesimo. Loasi invece divenne un professore di storia delle religioni. Questa definizione non è una definizione, diciamo così, eh, secondaria o di scarsa importanza. In questo caso ci troviamo di fronte a un personaggio soglia che fa vedere a buon aiuto quello che potrebbe essere il suo futuro, diciamo così. Allora a buon aiuto, in qualche modo, io lo definirei così, nelle lettere di un prete modernista comincia un esorcismo che avrà termine solo negli anni 20, in realtà fino agli anni 40 con la storia, con la storia del cristianesimo, dove Luasi sarà in negativo uno dei... Uno dei tanti protagonisti, ma in negativo, non in positivo, come invece in qualche modo, seppure con le spie che dicevo, noi lo ritroviamo nelle Lettere di un Prete Modernista. Eh, se l'Oasì è una presenza forte, significativa, autografa, come, come dicevo prima, nelle Lettere di un Prete Modernista, certamente c'è una grande assenza che in qualche modo è altrettanto autografa, ma in negativo e anche in positivo contemporaneamente, come sempre capita per buon aiuti. Questa, questa figura è assente, ma in realtà molto presente, è quella di Adolf Arnach. Loisy viene ricordato per le sue, le sue, la sua opera forse più famosa, Il Vangelo della Chiesa, ma Il Vangelo della Chiesa non sarebbe stato pensato senza l'essenza del cristianesimo di Arnach, un ciclo di lezioni che è stato uno dei, veramente uno dei punti di svolta della riflessione sulla storia del cristianesimo e della storia della Chiesa all'inizio del Novecento. Arnach è una figura Gigantesca di studioso luterano. Eh, Buonaiuti come noto, con Lutero avrà tutta una serie di questioni e di problemi che, che lo accompagneranno per tutta la vita, eh, anche se a partire dagli anni venti, con particolare forza, con la sua biografia di, di Lutero, di cui, di cui parleremo. Eh, biografia che non è una biografia, in realtà. Eh, allora Arnach è inevitabilmente per tutti, si potrebbe dire, per l'Oasì, ma anche per buon aiuti, il punto di riferimento. Intorno a questa essenza del cristianesimo si. Sì, Condurranno battaglie che in qualche modo noi ritroviamo in filigrana anche nelle lettere di un prete modernista. In fondo, le lettere di un prete modernista sono un tentativo di rispondere a quelle che sono alcune delle questioni che sono state poste da Arnach. E Arnach non è mai citato nelle lettere di un prete modernista, ma ci sono dei temi delle lettere che sono evidentemente derivati da Arnach. Quando buonaiuti parla del tema della paternità di Dio, che in qualche modo è il vero punto fondamentale intorno al quale è possibile parlare di cristianesimo, se vogliamo addirittura di essenza del cristianesimo, beh, questa mi sembra, se non proprio una citazione implicita da Arnach, comunque un riferimento a quello che in quel momento era al cuore del dibattito. Poi, ovviamente, Arnach è un, uno studioso protestante, è uno studioso che eh, ha avuto un ruolo grandissimo all'interno del modernismo, ma è stata una di quelle figure... Eh, come si dice oggi, divisive, cioè citare Arnak in un contesto, diciamo così, cattolico, eh, non era così semplice, bisogna sempre ricordarsi che Luasì, eh, quando scrive la, il Vangelo alla Chiesa, è comunque ancora, passatemi l'espressione, dei nostri, cioè si tratta ancora di un sacerdote cattolico che risponde. All'essenza del cristianesimo di Arnach, il libro scritto da un professore di storia della Chiesa dell'Università di, Ber di, di Berlino, pastore luterano. Quindi, le ragioni per le quali Luasi in qualche modo è così letto nel mondo cattolico è che Luasi è un sacerdote cattolico quando scrive questi testi. Un sacerdote cattolico che vuole difendere il cattolicesimo, il cattolicesimo romano contro invece un'interpretazione del cristianesimo che viene ritenuta, lo possiamo dire senza tema di, di smentita, è tutto sommato ereticale. Eh, non c'è nemmeno bisogno di mettere all'indice l'essenza del cristianesimo di Arna, poiché Arna che è un luterano e quindi partecipa di un'idea che è un'idea che fa dell'eresia, della definizione di eresia, in qualche modo la ragione per la quale l'essenza del cristianesimo deve essere combattuta con tutti i mezzi. Nell'essenza del cristianesimo, o meglio sull'essenza del cristianesimo, si esprimerà l'uasì. E maglie ne incolse. Allora, qui che cosa, cosa come possiamo interpretare questa assenza? È il solito problema del tatticismo di buon aiuti, per cui tutto sommato buon aiuti è... Ancora un sacerdote cattolico, è ancora inserito all'interno di un contesto che è un contesto pienamente cattolico, ortodosso potremmo dire, e quindi citare esplicitamente Arnak eh, è forse ancora peggio che citare in maniera diretta l'UASI in qualche modo. Eh, io non credo che sia questo. Io penso che i rapporti tra Buonaiuti e Arnak siano stati sempre dei rapporti molto complicati grandi elogi nei confronti di Arnach, però tutto sommato il desiderio di allontanarsi da Arnach. Dobbiamo ricordare che eh, il momento in cui davvero Arnach diventerà oggetto di confronto per, per Buonaiuti sarà un libro intitolato L'essenza del cristianesimo di, eh, di Buonaiuti, pubblicato nel 1921, due conferenze, in cui ovviamente Buonaiuti riprenderà il titolo del, del, del libro più noto di Arnach per in qualche modo davvero finalmente misurarsi con Arnak con dei risultati che saranno dei risultati opposti in qualche modo cioè nel contemporaneamente vicini ma anche opposti ad Arnak quindi il grande assente diventerà presente negli anni 20 e il grande presente lo negli anni 20 diventerà il grande assente o comunque qualcuno da cui tenersi lontano allora in questo binomio che è simile da un certo punto di vista a quello Leone XIII Pio X, bisogna trovare una delle chiavi di interpretazione del, delle lettere di un prete modernista. Uno degli altri grandi assenti, si potrebbe dire l'altro grande assente insieme ad Arnach nelle lettere di un prete modernista è certamente Paolo. Eh, su Paolo Buonaiuti avrà, una, come è inevitabile che sia per ogni storico del cristianesimo, una lunga frequentazione, soprattutto negli anni 20-30, ma fino alla storia del cristianesimo, meno forse nel Pellegrino, e questo è abbastanza, è abbastanza significativo. In ogni caso, che, quale, quale immagine di Paolo emerge dalle lettere di un prete modernista del 1908? Beh, emerge l'immagine di un Paolo. Corruttore del Vangelo, eh, con delle caratteristiche che sono molto simili a quelle che nel, nella storia della Chiesa, soprattutto in lingua tedesca del XIX secolo, eh, hanno fatto coniare la categoria di paulinismo. Esiste il cristianesimo, che è in qualche modo collegato solo ed esclusivamente alla predicazione di Gesù e degli Apostoli, poiché naturalmente anche gli Atti hanno un ruolo nella costruzione di quella cosa che viene chiamata Cristianesimo. Gli Atti e gli Apostoli, ovviamente. E poi esiste. Paolo, che con un'operazione artificiale viene staccato in qualche modo dal, dal contesto e dal, da ciò che viene raccontato negli Atti, ma al di là di queste questioni che riguardano la storia del cristianesimo, a noi interessa la storia del cristianesimo letta da buon aiuti. Allora, nelle lettere, lo ripeto perché è importante, Paolo è molto poco presente ed è presente in maniera tutto sommato negativa. Questo è per quale ragione? Perché. Buon Aiuti ha come obiettivo principale, nelle lettere di un prete modernista, definire quella che è l'essenza del Cristianesimo, ovvero l'essenza, si potrebbe dire, della predicazione di Gesù Cristo e l'attualità della predicazione di Gesù Cristo in rapporto alla questione del regno. Paolo, proprio sulla questione del regno nelle lettere, è, come dire, messo quasi sotto accusa. Non si parla del regno e della concezione del regno di Paolo, ma si parla di escatologia nelle lettere. E con una mossa che agli occhi di buon Aiuti, è una mossa scorretta, sbagliata, l'escatologia collettiva diventa un'escatologia individuale, il rapporto del singolo con Dio diventa una dimensione, come si può dire, prevalente, insomma, eh, rispetto invece a quella che per buon aiuti è la dimensione costitutiva del cristianesimo, delle origini e quindi del vero cristianesimo, che è la dimensione comunitaria. Mm? Non casualmente Paolo eh, tornerà nel, sotto la pena di buon aiuti negli anni 20 e 30 in maniera diversa, e, e poi soprattutto diventerà eh, in qualche modo la pietra di paragone per colui che comincia a prendere progressivamente. Già prima ma da partire dal, dal testo del 1926 lo sarà in maniera evidente. Comincia a prendere il posto negativo occupato da Paolo, cioè Lutero. Così come Paolo nel 1908 è colui che ha corrotto l'Evangelo. Così, Lutero nel 1926 sarà colui che, prendendo, si potrebbe dire il fardello che aveva sulle spalle Paolo, corromperà l'Evangelo, ma nel XVI secolo e non, e non nel primo secolo. Allora, e la figura di Paolo, come in qualche modo anche la figura di Arnach in negativo, è una figura fondamentale per, per buon aiuti, soprattutto perché consente di capire quella che è agli occhi di buon aiuti, l'essenza del cristianesimo. Lo, lo ripeto ancora, lo ribadisco: l'essenza del cristianesimo per buon aiuti. O è comunitaria o non è. Ogni dimensione singola, agli occhi di buon aiuti, è una dimensione che in qualche modo è un pervertimento del cristianesimo. E questo è paradossale in qualche modo, perché le lettere di un prete modernista, seppure anonime, sono un'opera in cui si capisce benissimo chi dice io. Mh? Ed è buon aiuti. Cioè la soggettività di buon aiuti è una soggettività prorompente, è una soggettività che deve condurre a una. Da, vera interpretazione di che cos'è il cristianesimo, ma il vero cristianesimo è comunitario. Quindi l'io di buon aiuti e il vero cristianesimo, in qualche modo, lottano tra di loro fino, diciamo così, alla fine dei tempi. Io direi che non si può parlare di evoluzione nel pensiero di Buonaiuti, primo perché Buonaiuti non ha un pensiero di tipo evolutivo. Il pensiero di Buonaiuti precede semmai per illuminazioni: ci sono degli sprazzi di luce all'interno delle opere di Buonaiuti, ma non c'è un pensiero sistematico. Del resto, Buonaiuti in qualche modo rigettava il pensiero sistematico, nella misura in cui si sì, credeva nella filosofia che lui chiamava Mediterranea, cioè Aristotele e, e eh, Tommaso d'Aquino, ma non in forma sistematica in forma, potremmo dire, intuitiva, in forma, se vogliamo chiamarla così, pragmatista, in forma immanentista. Forse questa è l'unica cosa che davvero è rimasta eh, a Buonaiuti della sua, della sua formazione giovanile dal punto, di vista, dal punto di vista filosofico. Quello che si può dire è che Buonaiuti non evolve. Buonaiuti, ciò che evolve, è il continuo confronto tra Buonaiuti l'oggetto della sua ricerca, però è la soggettività di Buonaiuti sempre essere in prima fila, non è l'evoluzione di un pensiero, è il soggetto Buonaiuti che è in prima fila rispetto ai suoi pensieri ed è significativo che Niccoli ad un certo punto della sua introduzione, per cercare di spiegare e per cercare anche di avvalorare la continuità che esiste, che Niccoli dice e si ritiene esisterebbe tra il primo Buonaiuti e il l'ultimo Buonaiuti, il Buonaiuti del Pellegrino, faccia riferimento non ad un articolo del giovane Buonaiuti, ma ad un articolo apparso nel 1943 su Religio, in cui Buonaiuti avrebbe detto appunto che l'essere viene prima del pensare. Si potrebbe dire che questa, questo rapporto tra essere e pensare in Buonaiuti è sempre mediato da una fortissima soggettività. Ma allora, come sta insieme questa soggettività con l'essenza del cristianesimo? Che, agli occhi di Buon Aiuti, è un'essenza eminentemente comunitaria. Questo lo distingo ovviamente anche dall'idea di essenza del cristianesimo di, di Arnach. Però è questo, cioè il rapporto tra essere e pensare in Buon Aiuti non può essere interpretato da un punto di vista evolutivo. Non è possibile ritrovare una continuità. La continuità è il soggetto Buon Aiuti, che però è un soggetto multiplo, non è. La coerenza di buon, in Buon Aiuti non esiste, come non esiste in nessun essere umano. Buon Aiuti non è contraddittorio. Buon Aiuti è uno, nessuno e centomila, Si potrebbe dire. Esistono fasi del, della vita di Buon Aiuti, forse è possibile individuarle, però non esiste una evoluzione costante di Buon Aiuti. Se noi dovessimo impiegare la categoria di evoluzione, forse in alcuni casi potremmo utilizzare anche la categoria di regressione. Eh, forse è una costante regressione rispetto al, all'inizio. Però questo sta a ogni singolo lettore che si avvicina alle varie fasi della vita di Buonaiuti scoprirlo. Come si concludono le lettere di un prete modernista? Come sempre capita per Buonaiuti, le conclusioni sono multiple, ma quello su cui noi dobbiamo ragionare forse è la, la ricezione di queste conclusioni. Eh, le lettere sono state pubblicate nel 1908, ma il testo che noi utilizziamo e che tutti hanno letto è il testo procurato da Niccoli nel 1948. Allora, anche in questo caso, come nel caso del Pellegrino, io temo o il sospetto che le lettere di un prete modernista spesso vengano fruite solo attraverso gli apparati, solo attraverso le soglie si potrebbe dire. Si legge l'introduzione di Mario Niccoli, che è un'introduzione molto breve, e. Eh, sufficientemente brevi, diciamo, eh, un'introduzione finita di scrivere nel novembre 47, quindi quando Buonaiuti era già morto, il Pellegrino di Roma nella prima edizione era già stato pubblicato e eh, in qualche modo si ritiene di avere già eh, esaurito eh, tutto il contenuto delle lettere di un prete modernista attribuite da Niccoli nel 48 a Buonaiuti, diciamo, integralmente, se, con l'eccezione delle due lettere iniziali a cui forse partecipò anche Nicola Turchi, che pure non viene nominato da, da Niccoli. Allora, come Niccoli, cominciamo così, eh, interpreta la chiusura delle lettere di un prete modernista? Nell'introduzione di Niccoli si troveranno due citazioni che, in qualche modo, secondo Niccoli sono rivelatrici di quello che è l'animo, lo spirito di, di Buonaiuti. Una tratta effettivamente dalla. Dalla conclusione delle lettere di un prete modernista nell'edizione del 48, quindi non dalla, escludendo la lunga appendice dove pure delle conclusioni anche lì si possono, si possono trovare, delle conclusioni che ci spingerebbero anche a riflettere su che cos'era davvero il modernismo per Buon Aiuti, se è Buon Aiuti l'autore dell'appendice. Dell allora, una citazione dalle lettere di un prete modernista e una citazione da un libro che spesso viene poco, poco citato, poco sottolineato, poco, poco affrontato che è il Pio XII che venne pubblicato postumo nel 1946, che è un testo di grande interesse di Buonaiuti eh, sul pontificato in cui Buonaiuti si, si trovò a vivere gli ultimi anni della sua vita, quelli forse più, più difficili, più travagliati, soprattutto tra il 44 e il 46. Allora è significativo che nell'introduzione di Niccoli non ci sia alcun accenno a quel testo che poi è diventato, con la seconda edizione del Pellegrino, cioè l'edizione del 64, nel frattempo sono passati quasi vent'anni, un testo su cui gli studiosi si sono molto diciamo soffermati, cioè il cosiddetto testamento di buon aiuti, nel quale si potrebbe intravedere, secondo alcuni, il desiderio di buon aiuti di uscire dalla denominazione a cui fino a quel momento era appartenuto, cioè la Chiesa Cattolica Romana, verso nuove esperienze che vengono qualificate con chiarezza nel Testamento, come esperienze evangeliche a cui in qualche modo Buonaiuti avrebbe attinto. Quali sono queste esperienze? Noi sappiamo che da, a partire dagli anni 30, recentemente è stata giustamente retrodatata la sua diciamo vicinanza con queste esperienze, Buonaiuti si accostò soprattutto al metodismo. E va sempre ricordato che durante il funerale di, di Buonaiuti ci furono. Ci furono due persone che pressero la parola, uno il pastore Sbaffi e l'altro invece Ambrosio Donini, il suo grande allievo, grande amico e allievo più che amico forse, ma anche grande esponente del, del comunismo italiano, membro del Comitato Centrale, ambasciatore in Polonia, storico del cristianesimo marxista e, e non modernista come spesso, come spesso viene detto. Allora già questo porrebbe un problema. Allora. È significativo che nell'introduzione eh, di Niccoli alle lettere di un prete modernista non ci sia nessun accenno al Testamento, che certamente Niccoli doveva già conoscere. E perché è ancora più significativo che non ci sia nessun accenno al Testamento? Perché nel testo delle lettere di un prete modernista, o meglio nell'introduzione alle lettere di un prete modernista, Niccoli avrebbe potuto riferirsi al Testamento collegandolo con quella che è una conclusione che è forse la conclusione più significativa delle lettere di un prete modernista, non sottolineata da Niccoli, ma che possiamo sottolineare noi. Cioè, i gruppi modernisti, come Buonaiuti stesso li definiva, che si erano posti nella via del rinnovamento, di cercare di cambiare la Chiesa romana, eh, potrebbero, questa era l'opinione di Buonaiuti, non riuscire a portare a termine questa impresa. E allora la soluzione sarebbe stata la fuoriuscita e la creazione di comunità neocattoliche, come le definiva Buonaiuti, che avrebbero, diciamo, conservato e vissuto il vero messaggio cristiano. E questa sarebbe una, una connessione perfetta per dimostrare che c'è una continuità tra il primo Buonaiuti e il Buonaiuti che, attraverso l'esperienza del metodismo, in qualche modo è riuscito a, diciamo così, a eh, capire ciò che nel 1908 aveva solo intravisto. In realtà, è interessante che sia proprio Niccoli, colui che è stato il principale esegeta di Buonaiuti, o meglio, colui che ha consentito di interpretare e leggere i Buonaiuti, non faccia questa connessione, non parli di comunità evangeliche, che pure nel 1947 esistevano e avevano partecipato in maniera significativa al funerale di Buonaiuti. Il pastore Sbaffi nel 1947 eh, aveva un ruolo e aveva rapporti con, con Niccoli. Allora, che cosa... Qual è la conclusione delle lettere di un prete modernista secondo Buonaiuti? aiuti? È quella che ho appena detto. Qual è quella di, secondo Niccoli invece? E questa è forse la cosa più interessante. Niccoli non fa riferimento alle comunità neocattoliche che avrebbero dovuto uscire dalla Chiesa Cattolico Romana, non ancora, si potrebbe dire comunità evangeliche, ma certamente comunità neocattoliche. Il Niccoli fa riferimento a due testi che in qualche modo ho già evocato. Il primo è un testo delle lettere di un prete modernista in cui si parla non delle comunità ma dei partiti, in cui in qualche modo si fa riferimento a quello che è, allora era il socialismo o meglio, non il Partito Socialista, ma il socialismo come dottrina, e nelle lettere effettivamente si dice che se il socialismo vuole davvero realizzarsi, non può che, l'ho già detto in una precedente risposta, fertilizzarsi attraverso, con il cristianesimo. L'altra lettera, o meglio, l'altro testo che viene citato, non è un passaggio della let delle lettere di un prete modernista, ma è un passaggio del Pio XII che ho già evocato. E qual è questo passaggio del Pio XII? È un passaggio nel quale si parla di liberalismo anglosassone che ha un suo modo diciamo così di, di interpretare il mondo e invece comunismo viene chiamato esplicitamente così quello che effettivamente era che diventerà tale solo se il cristianesimo in qualche modo riuscirà a farlo diventare ciò che è allora e ancora una volta attraverso Niccoli noi possiamo in qualche modo eh, capire che eh, la lettura dei testi e la gerarchia delle rilevanze della documentazione è fondamentale per evitare di stabilire delle connessioni che spesso non esistono, non esistono nemmeno nella ricezione e questa assenza di connessione ci suggerisce anche che noi dovremmo imparare forse a leggere più lentamente i testi, prima chiederci da dove arrivano questi testi, perché sono emersi di fatto solo nel 64, ricordiamoci che il testamento emerge solo nel 64, quindi la fortuna di Buonaiuti non è collegata al Testamento. La fortuna di Buonaiuti comincia a costruirsi con le lettere di un prete modernista. È solo dopo che il Testamento emergerà in una prospettiva in cui l'ecumenismo ha un tutt'altro significato, in cui il metodismo effettivamente ha un grande significato, perché anche questo va, non va sottovalutato. Questo è un tema importante. Il eh, Pellegrino di Roma, edizione del 64, viene pubblicato in un momento in cui. Il Concilio Vaticano II è, diciamo, nella sua fase di massima espansione, siamo lì, lì verso, siamo verso, diciamo, la caduta del Vaticano II, non, non do al termine caduta un significato positivo o negativo, siamo verso l'inizio della fine, della chiusura del Vaticano II, non sotto Giovanni XIII, ma, ma sotto Paolo VI, beh, il metodismo è stata una delle... Confessioni, una delle denominazioni evangeliche che più hanno partecipato in qualche modo al, al Concilio Vaticano II. Si potrebbe dire anche che hanno più sperato eh, che il Concilio Vaticano II fosse in qualche modo davvero un modo attraverso il quale la Chiesa cattolica romana si sarebbe aperta a una dimensione, a una dimensione ecumenica. Non è importante che le cose non siano andate così, è importante che noi non prendiamo questa questo schema interpretativo e lo proiettiamo su Buon Aiuti delle origini, perché rischiamo di fare un torto a Buon Aiuti. Ripeto, il testamento è emerso solo nel 64, o meglio, è stato fatto emergere solo nel 64, perché il testamento non si trova nel... non è citato dove sarebbe stato molto bene, cioè nell'introduzione delle lettere di un prete modernista, forse perché Niccoli non riteneva che esistesse una connessione tra... Le comunità neocattoliche, moderniste e il metodismo. Ed effettivamente si tratta di due cose diverse. Ancora una volta è la vita delle comunità confrontata alla vita del singolo. È buon aiuti che ha espresso quel parere, non ha compiuto il passo, non ha attraversato la soglia. Ma questo non può essere trasformato in un appello all'ecumenismo eh, in cui tutte le, tutte le denominazioni cristiane, tutto sommato, eh, hanno. Un'essenza del cristianesimo che è comune. E questa è, un, è una sovrainterpretazione. Noi dobbiamo attenerci alla documentazione, imparare a leggerla e studiare attentamente, leggere attentamente, capire la logica delle edizioni, perché mai come nel caso di Buonaiuti, la materialità dei testi è fondamentale per capire qualcosa della confessione.